Allora, abbiamo un nuovo nome, intanto. Siamo passati dalla denominazione estesa Frontenders Verona a FEV, che è la sigla, un modo per staccarci dalla parola frontend e anche solo dalla parola Verona, in maniera da essere e voler diventare riferimento per quanto riguarda il tema e non la zona. Abbiamo un nuovo logo, che è questo, come avrete visto sulla pagina Facebook. Gioca molto sul fatto che questo funziona. Cioè. Gioca molto sulla parola fever, che è la febbre, e quindi termometro, ci sono le classiche parentesi che ci contraddistinguono, e l'abbiamo trovato abbastanza originale, ci ha convinto quasi subito. E poi abbiamo un sacco di contatti, adesso li abbiamo messi finalmente per esteso, abbiamo un sito che per il momento rimanda solo a Facebook. Abbiamo una mail, se volete scriverci, se avete dei relatori o volete voi stessi proporvi, o se volete un argomento. Abbiamo Eventbrite per vedere tutti gli eventi, per tutti quelli che non hanno Facebook. Abbiamo Speaker Deck con tutte le slide, ci sono le slide che abbiamo fatto la prima volta che siamo stati qui, ci sono quelle di Marco del workshop su Angular, ci sono quelle di Alberto della settimana scorsa, e poi c'è il link per iscriversi. Abbiamo qualcuno che ha parlato di noi, ovvero Aquest ci ha citato, ha pubblicato le nostre foto, poi Intesis ha promosso questo incontro qui, e poi questa è una foto che mi hanno fatto a Firenze. Come avevo promesso, c'era una slide alla quale mi presentavo e c'era anche Fever Frontenders Verona presente. Abbiamo nuovi amici, per chiunque non avesse visto. Facciamo parte del gruppo, siamo un gruppo sponsorizzato da Aurili, quindi abbiamo questo codice qui che ha il 50% di sconto sugli ebook nello shop di Aurili e il 40% sui libri fisici. E siamo amici di Calypso Studio, che sono due ragazzi, che sono Filippo e Cristiana, che lavorano qui a Verona. Filippo ha partecipato agli incontri e Cristiana si è occupata della redazione del logo. Abbiamo sempre il solito staff, io e Marco, e abbiamo questa sera un nuovo tema, che è l'Automated Frontend Development with Grunt.js. Quindi io lascio la parola a Marco. Lascio la parola a Marco, perché l'ho fatto prima, ci parlo. E andiamo. Allora, benvenuti a tutti. Il tema di questa sera sarà lo sviluppo, l'automatizzazione dello sviluppo front-end attraverso Grunt. Ma prima di iniziare, mi presento, sono Marco Solazzi, sono un senior front-end developer per Intesis. Sono articolista JavaScript per HTML.it e sono cofondatore. E sono cofondatore di Frontenders Verona. In realtà questa slide non è vera al 100% perché in questo periodo sto migrando verso Aquest. Detto questo, iniziamo. Quando parliamo di automazione front-end, tiriamo in ballo solitamente due temi distinti. Il primo tema è quello dell'ottimizzazione del workflow, cioè come facciamo le cose. Il secondo è quello di ottimizzare il codice, cioè come ottimizziamo quello che facciamo. Iniziamo dal primo punto, ottimizzare il workflow. Negli anni 90 e anche diciamo nei primi anni 2000, alla fine era abbastanza semplice, tutto sommato si trattava di editare un po' di HTML e un po' di CSS.
Quindi alla fine poteva benissimo bastare un notepad in Windows. Anzi, c'era gente che se ne vantava, che diceva io faccio HTML senza tutti quegli editor, senza Dreamweaver, io uso il notepad di HTML, il notepad di Windows. C'erano, mi ricordo, anche delle offerte di lavoro, tipo mi ricordo di Opera, mi pare, che dicevano devi sapere editare file HTML con il notepad. Vabbè. Ok, vabbè. Oggi come oggi in realtà non è più una questione di HTML e CSS, perché alla fine abbiamo una marea di metalinguaggi, di tool, via dicendo, SAS, JIT, Stylus, CoffeeScript per chi vuole usarlo e via dicendo. E il fatto è che comunque spesso e volentieri per gestire tutti questi metalinguaggi, la compilazione per esempio di SAS e via dicendo, comunque dobbiamo fidarci ad altrettanti tool che vanno a riempire ancora di più il nostro stack. Naturalmente dover gestire tutte queste cose può portarci a un po' di frustrazione. Per quanto invece riguarda l'ottimizzazione del codice, alla fine dobbiamo sempre tenere presente di alcune regole base. La prima è quella che, di cui parla anche Steve Souder, che dice che in una richiesta di una pagina HTML fra l'80 e il 90% del tempo speso dalla richiesta è speso nel front-end. Infatti andando ad analizzare, sul tempo questi sono dati un po' vecchi del 2012, ma andando a analizzare i primi 10 siti nel ranking di Alexa, andando a vedere quanto tempo di una richiesta viene speso sul back-end e sul front-end, ha notato che alla fine in una media il 76% riguarda il front-end e solo il 24% il back-end. Alla fine sono tutti i CSS, i JavaScript e le immagini. Questi sono dati appunto un po' vecchi. Se prendiamo in considerazione i siti di oggi, che sono generalmente siti full-screen con immagini gigantesche, questi dati sono ancora più veritieri e molto probabilmente c'è ancora una parte ancora più grossa di risorse che riguardano esclusivamente il front-end. A questo si deve sommare un altro fatto, che generalmente gli utenti vogliono le cose subito, quindi spesso e volentieri si aspettano di vederle entro 2 secondi e dopo 3 la maggior parte, una buona parte, il 40%, semplicemente se ne va. Cosa possiamo fare per ottimizzare? Adesso non iniziamo a mandare più. Perfetto. Okay. Allora, cosa possiamo fare per ottimizzare quindi le risorse front-end? Anzitutto possiamo ridurre le richieste HTTP. Questo lo si può fare attraverso, per esempio, la minificazione, la concatenazione dei file JavaScript e i CSS. Oltre naturalmente a attivare la compressione gzip, questa ormai è una cosa che tutto sommato io darei per scontato. Inoltre ottimizzare le immagini, quindi ottimizzare PNG, JPEG e via dicendo. Utilizzare source hashing e far future files, questo cosa vuol dire? Che vado ad aggiungere al nome del file un hash legato per esempio al suo MD5 e in questo modo io posso dire al server, ok, questo file tientelo per anche 2 anni in cache. In questo modo il browser se lo terrà nella sua cache per 2 anni. Perché una volta che io lo andrò a cambiare, il nome del file cambierà perché sarà l'hash a cambiare. E questo è un grosso improvement per le performance. Inoltre, anche utilizzare delle sprite è una buona norma. In realtà diciamo che potrebbe sembrare un consiglio un po' vecchio. Perché quando abbiamo iniziato a poter utilizzare bordi arrotondati, sfumature, CSS e via dicendo, ci siamo liberati di un grosso numero di immaginette che venivano utilizzate per il layout. In realtà adesso con con l'introduzione e con l'importanza che stanno assumendo per esempio le immagini SVG e il fatto di poterle utilizzare anche come sprite, diciamo che utilizzare le sprite inizia a essere nuovamente un consiglio abbastanza interessante. Naturalmente quello che ci possiamo chiedere, vedendo questa lista che è una lista piccolissima di cose che si possono fare, ci dobbiamo chiedere, ma devo farlo tutto a mano questo lavoro? E quindi nuovo, naturalmente è una cosa che non ci piace. In realtà,
è sempre una questione di che strumenti utilizziamo. Per molto tempo lo strumento che abbiamo utilizzato noi front-end per fare il build è stato il tasto F5. E in realtà è bello che si provate a notare la data di questo post da cui ho tratto questa citazione, è del 2007, quindi non è, sono quasi 10 anni sono passati. E già 10 anni fa c'era chi diceva guarda che se usi F5 per fare il build delle tue risorse front-end, hai un problema. Abbiamo una serie, diciamo, di opzioni possibili che ci sono già sul mercato. C'è Ant, c'è Capistrano e c'è Fing. Il grosso problema è che ognuna di queste soluzioni in realtà non è veramente front-end friendly, perché devo sapere Ruby, devo sapere, se voglio estendere, devo sapere Ant, devo sapere Java, oppure devo sapere PHP, devo sapere. Ed è da questo problema che è nato Grunt. Che cos'è Grunt? Grunt è un task runner, quindi è un programma che lancia dei task in sequenza, un po' bene o male come, se vogliamo, come fa Fing, come fa Ant, tutto sommato. È stato creato da Ben Allman nel 2012 e al momento ha una cinquantina di contributori e ha oltre 8500 stelle su GitHub, quindi diciamo è un progetto che per certi versi è uno standard fatto, tutto sommato, anche se ci sono altri progetti interessanti sempre scritti in JavaScript. I vantaggi quali sono? Come dicevo prima, rispetto agli altri strumenti, i vantaggi sono che è scritto in Node, è installabile come modulo NPM, ha una configurazione in formato JSON, che non è da poco, perché non so chi di voi ha mai dovuto scrivere uno script di build in Ant, con quell'XML verbosissimo, cioè è mortale, è una cosa che sinceramente non mi piace molto fare. È estendibile con modulo di JavaScript, quindi tutto sommato per un front-end che aspetto che un po' di JavaScript lo sappia, uno dice manca una funzionalità, me la costruisco. In realtà alla fine ci sono 3500 e passa plugin, quindi meno male qualsiasi cosa voi vogliate fare, in realtà c'è. Cosa è stato fatto finora con Grunt? Questi sono alcuni dei progetti che lo usano, come progetti principali, abbiamo Brackets, abbiamo jQuery, quindi insomma una libreria abbastanza importante, TweetDeck, Bootstrap stesso, utilizzano Grunt come sistema di build, Modernizer, Opera, progetti GitHub di Opera, WordPress che usa, e anche Ghost che è un blog engine scritto in Node. Iniziamo, andiamo a vedere un po' più in profondità come funziona, come possiamo utilizzare Grunt. Anzitutto la prima fase è la configurazione di base. Andiamo a installare il runtime, naturalmente avendo, cioè come scontato che abbiamo noi installato, ma quello secondo me ogni frontend dovrebbe averci. Installiamo inizialmente Grunt.ly, che è il runtime, quello che poi ci darà la possibilità di lanciarlo come, come tool da riga di comando. Lo installiamo col flag -g, che lo installa globalmente per tutta la macchina. Poi andiamo a installare, andiamo a creare prima il nostro file di base, quindi il package JSON all'interno del nostro progetto. Poi andiamo a installare le librerie di base di Grunt con il flag savedev, così viene salvato come riferimento all'interno del package JSON. Installiamo quindi le librerie di base di Grunt e poi andiamo a installare man mano i nostri pacchetti. In questo caso, per esempio, installiamo Grunt Contract Contract. Il nostro package JSON risulterà essere così. Inoltre qui questo package JSON per questo esempio ho anche installato a Glyphy, quindi sono due plugin che servono essenzialmente il primo a concatenare file JavaScript e il secondo a minificarli attraverso a Glyphy.js, che è fra gli strumenti per minificare JavaScript, che sono, diciamo, c'è il Closure Compiler, c'è appunto Glyphy e c'è un po' UI compresso, anche se ormai è un po' caduto in disgrazia. Fra i due, diciamo che Glyphy.js è un po' quello considerato, diciamo, un po' più mainstream, e mi pare, non vorrei sbagliare, mi pare che appunto anche jQuery comunque usi Glyphy.js.
andiamo a vedere quale sarà la struttura di base, quale può essere la struttura di base del nostro progetto, il progetto Brute Demo. Abbiamo una cartella, che è quella di SRC, in cui andremo a inserire i nostri file sorgenti. Abbiamo poi invece una cartella, che è quella dist, dove andremo invece a buttare le robe buildate da Grunt. Questo vuol dire che dentro la cartella dist generalmente è meglio non metterci le mani, perché se noi cambieremo qualcosa lì, poi alla fine verrà cancellato dal build. Inoltre abbiamo finalmente il Grunt file JS. Il file JS è uno dei file principali di Grunt. Che cos'è? È praticamente i file che vengono caricati e configurati i task installati. Diciamo che è un po' il build.xml di Fing e di Ant. Andiamo a vederlo. Questo è un file di esempio. Come vedete, tutto sommato, se avessi dovuto scrivere questa roba in XML, naturalmente non mi sarebbe bastata un'unica schermata. Una cosa che faccio notare subito è che con module.export è alla fine un file, un moduletto per Node. Andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. La prima parte, faccio notare, è questa proprietà pkg che viene configurata e che va a leggere package.json. Questo perché in package.json io generalmente salvo, per esempio, il nome del progetto, salvo gli autori, salvo la versione, via dicendo. Questa proprietà pkg io poi andrò a riutilizzare per darla in pasto ai vari task, poi vi farò vedere come. Vado a configurare il primo task, che è il task concat, che non farà altro che concatenare due file in uno, e lo vediamo, infatti ci sono, c'è la proprietà src, in cui gli do in pasto tre file, e il file di finale di destinazione è application.js. C'è poi la configurazione del secondo task, che è agrify. Agrify ha anzitutto una cosa di opzioni, che generalmente diciamo nella struttura base di ogni task posso sempre passargli una proprietà options nella quale dare delle opzioni di default per tutto il task. Poi ho un sottotask, che appunto è list, in cui vado a definire con un altro formato rispetto a quello che ho utilizzato precedentemente, perché ci sono vari modi in cui posso dire a Grunt quali sono i task, cioè quali sono i file da utilizzare e qual è il file finale. In questo caso ho usato, diciamo, una sintassi abbastanza semplice e vado a dirgli destinazione sorgente. Faccio notare alcune cose. Anzitutto che in questo caso nel banner, che quindi che è la righetta che mi verrà all'inizio del file, vado a richiamare pkg e vado a prendermi il nome del progetto. Inoltre vado anche ad aggiungere dinamicamente una data, quindi alla fine avrò anche la data della build. In più ho anche la possibilità di utilizzare, di fare un riferimento ad altre proprietà dei task. In questo caso voglio dirgli che il sorgente di Agrify è in realtà concat dist test, quindi se lo devo cambiare questo nome, non devo andare in giro a cercare di dire ragazzi l'ho sbagliato. Alla fine ne faccio un riferimento, come vedete la sintassi è in realtà una sintassi herb style, quindi è abbastanza semplice. A questo punto vado a caricare i plugin che ho installato, quindi Agrify e Concat, e vado a definire i task di default. Questo task di default cosa farà? Sarà quello che verrà lanciato quando io gli do come comando grunt, non gli dico voglio grunt concat, grunt agrify, dico grunt e lui mi manda in sequenza concat e agrify. Adesso in questo caso qua, per esempio agrify volendo potrebbe anche gestire da solo la concatenazione dei file, però viene consigliato prima di concatenare i file per avere un file unico e poi dargli in pasto ad agrify in quel modo. Diciamo in questo modo è più difficile che si generino dei problemi fra i vari file, i dei conflitti per esempio. L'output del comando è questo, lancio grunt e lui ti fa, lancia velocissimamente
mi dice, perfetto, fatto. Detto questo, non potrebbe dire, vabbè, ok, hai concatenato dei file JavaScript e li hai minificati, però, cioè, cosa posso fare di altro? Posso aggiungere altre cose, visto che, come ho detto prima, ci sono oltre 3500 plugin? Beh, l'abbiamo fatto in WOC, che è uno dei progetti che abbiamo rilasciato ultimamente come progetto open source, in Intesis. E che cosa fa? Beh, è un boilerplate abbastanza opinionato su alcune strutture, su alcune tipi di sintassi, che è pensato appunto per renderli più produttivi e darvi comunque anche una certa flessibilità nella realizzazione del vostro codice. Che cosa fornisce alla fine questo enorme file grunt? Vi dà una serie di cose basato su vi dà SAS con Compass e opzionalmente anche il supporto per Bootstrap SAS, ha ottimizzazione e minificazione di CSS, JavaScript e immagini, ha un supporto al templating via JS, che alla fine è comunque una tipologia di templating molto simile a Herb, quello che abbiamo visto anche nei file di configurazione di Grunt, e che quindi vi dà la possibilità, per esempio, di fare dei cicli, di includere dei file dinamicamente, quindi un po' come fareste con, diciamo, se doveste usare delle fixture o fare degli esempi con un for each o con un for each in PHP o altre cose, insomma, un ciclo while e quant'altro. Include la possibilità di utilizzare dei parziali in Markdown, quindi volendo se io sto realizzando un layout, diciamo sto realizzando un layout o addirittura un sito statico, e una parte, classico post di un blog, invece di dover scrivere l'HTML, utilizzo Markdown, che è un linguaggio abbastanza semplice e che comunque viene ricompilato in HTML. Inoltre ho la possibilità di utilizzare dei file JSON come fixture. Questo è abbastanza interessante perché mi dà la possibilità di fare cose, per esempio uno dei casi di utilizzo di WOC è quando noi internamente facciamo uno smontaggio in HTML che poi diamo al backend perché diciamo aggiunga i dati estratti dal database. In molti casi io utilizzo un file JSON che non è altro che la struttura dei dati che poi io dovrò avere e lo utilizzo con dei cicli appunto attraverso il JS, lo utilizzo per stampare per esempio le varie voci di menu con i loro link finti. In questo modo il vantaggio anche in questo caso è che tutto sommato invece di dare un HTML puro a chi poi mi farà il backend ha anche la possibilità di vedere dove è la parte dinamica che dovrà andare lui a sostituire con il suo for each PHP, per esempio, o con quello che vuole con un helper o via dicendo. Un'altra cosa interessante è la possibilità di definire dei blocchi di codice che vengono aggiunti o tolti in base all'ambiente, perché per esempio io potrei avere dei blocchi di codice che sono per esempio l'inclusione di una libreria per fare debug che lo voglio solo in sviluppo, poi in produzione, quando vado in produzione non lo voglio più, oppure per esempio posso includere dei file di configurazione per la mia applicazione in JavaScript in cui ho da una parte la configurazione di sviluppo, quindi ha quel debug attivato, e dall'altra invece ho la configurazione di produzione. Fa automaticamente anche il wrapping, quindi aggiunge quell'hashing che abbiamo detto inizialmente ai vari file, fa un'analisi e un build custom di Modernizer, questa è anche una cosa abbastanza interessante, perché di default vi ritrovate Modernizer con tutto quello, con tutti i test che possiate immaginare. Però naturalmente caricare tutti quei test in produzione non è proprio il massimo, perché vuol dire comunque che il file più pesante, che naturalmente tutto quel JavaScript deve girare, che il vostro e deve andare a aggiungere tutte le classi all'interno della classe dell'attributo class dell'HTML. Invece attraverso questo plugin per Modernizer lui non fa altro che andare a fare la scansione di file che gli dite voi, CSS, JavaScript essenzialmente,
e va a vedere dove andate ad utilizzare, cosa, cioè quali test di Modernizer andate a utilizzare. Va a prenderselo dal repository, si tira giù Modernizer, fa una build custom e ve la mette lì. Così alla fine c'è solo quello che dovete utilizzare. Sono perso in parole, mi sono perso. Vediamo un po' continua a funzionare, perfetto. C'è più la creazione automatizzata di una style guide basata sui vostri file SAS, questo attraverso SASDown, che è un plugin abbastanza interessante, vi crea una serie di HTML in cui va a includere i vari pezzettini, che i vari moduli, moduletti, tipo il bottone, le dicendo che voi create, e vi crea quindi un file che voi potete andare a navigare, a vedere come viene fuori il bottone, quali sono le varianti del bottone, grande, piccolo, colorato, via dicendo, e qual è l'HTML che devo andare ad utilizzare all'interno del mio progetto, soprattutto diciamo per progetti condivisi fra tanti sviluppatori, è abbastanza interessante. Anche perché è automatizzato, non dovete mettervi voi ogni volta ad aggiornarlo e quindi finire alla fine che dopo un paio di mesi che il progetto è in produzione, dite vabbè sì c'era la style guide, però non mi fido perché sicuramente nel frattempo è diventata vecchia, quindi la roba è inutile. Oltre a questo c'è un server statico locale, quindi non c'è bisogno di avere Apache né niente, con watch library load già all'interno del progetto, e oppure browser sync, quindi vi fa sempre che è praticamente come library load delle risorse, però vi dà anche la possibilità di avere per esempio lo scrolling sincrono su più browser o su più finestre del browser se dovete fare dei test. Il deploy al momento stiamo utilizzando un deploy remoto con rsync che funziona abbastanza bene, in più c'è anche un server winery per fare debug remoto su dispositivi mobile che è cross device, cross browser, quindi non dovete usare Chrome con Chrome o cose del genere. Diciamo che l'unica cosa del deploy, abbiamo usato rsync anche perché comunque generalmente sui progetti più grossi, quindi per esempio sui progetti che usano una parte back-end, noi utilizzando PHP che è Rando Fing, demandiamo la parte di deploy a Fing, quindi integriamo i due sistemi. Detto questo, vediamo se riesco a farvi un piccolo demo time, se faccio la figura di Bill Gates la presentazione di Windows. Beh, anzitutto ci sono domande, perché io sono andato sparato, però se avete già